Salve, ben ritrovati sulla pagina di Eventi Press per i nostri appuntamenti dedicati alle attività commerciali e imprenditoriali che in questo periodo di Covid hanno subito dei problemi, diciamo così, per edulcorare un po' la pillola. Questa settimana parliamo con Mattia Rabboni. Mattia Rabboni è il titolare di un'agenzia di viaggi. Buonasera e benvenuto ad Buonasera. Eventi Press, sulla pagina di Buonasera, Eventi grazie a Press. voi per l'invito. Ho detto che, insomma, noi ci stiamo occupando, stiamo facendo un po' un viaggio attraverso le categorie che hanno subito un po' più questi disagi legati alla pandemia. E credo proprio che le agenzie di viaggi possano rappresentare davvero questo tipo di categoria, visto che siamo rimasti chiusi e ancora un po' lo siamo, visto che siamo zona arancione, e perché per un certo periodo di tempo addirittura proprio, si è proprio bloccato il trasporto. Assolutamente sì. Diciamo che dall'11 marzo, se non erro, praticamente dall'11 marzo del 2020, noi praticamente abbiamo quasi finito completamente di lavorare. Noi abbiamo lavorato nel periodo di quarantena e adesso ci troviamo nella pandemia praticamente soltanto per andare a modificare, cancellare le vecchie prenotazioni che avevamo, i vecchi tour organizzati che sono poi ovviamente sono saltati, i vari viaggi individuali, i viaggi di nozze che tuttora ancora siamo in lavoro con le compagnie aeree perché anche questo sistema, anche questa pandemia ha creato nell'organizzazione dei rimborsi o eventualmente del rilascio dei voucher un po' di confusione. Di conseguenza c'è gente che ancora è in attesa di ricevere il famoso rimborso, ma che non dipende né delle agenzie né degli operatori né di due operatori del settore, ma in questo caso dipende, ahimè, esclusivamente dalle compagnie aeree. Quindi Lo capisce scorso bene. anno, quando lei parlava appunto dell'inizio dell'11 marzo, immagino che avesse già dei viaggi organizzati per il periodo di Assolutamente sì. Pasqua, perché eravamo quasi vicino alla Pasqua, delle prenotazioni per ciò che riguarda l'estate, perché insomma a marzo già si comincia a programmare per le vacanze estive, i viaggi di nozze di cui lei parlava, il wedding, il settore del wedding si è proprio fermato. E quindi Assolutamente. cos'è successo appunto intanto con chi aveva già prenotato i viaggi per Pasqua e cos'è successo per ciò che riguarda i viaggi di nozze? Oltre che abbiamo superato in abbondanza questa soglia del 30%, Ah, quello ecco. che comunque ci è costato è che comunque tutto il potenziale lavoro ovviamente è andato perso. È andato perso perché anche se noi avevamo delle prenotazioni, come le dicevo, noi addirittura fino al mese di ottobre con gruppi di americani avrebbero fatto anche un tour del sud Italia con partenza da Roma fino alla nostra Taormina. Ovviamente è stato tutto cancellato, sono state rimborsate le persone che avevano già prestato degli acconti, i viaggi di nozze sono stati spostati, abbiamo dato dei voucher ma che ancora non hanno utilizzato. Ad alcuni clienti abbiamo dato il rimborso come giusto comunque che sia, e di conseguenza la pandemia, oltre a portare quello che già sappiamo tutti, per quanto riguarda noi operatori del settore, sicuramente ha dato un ulteriore colpo di grazia perché comunque non abbiamo fatto praticamente nulla da marzo del 2020 praticamente fino adesso. Sì, poi è vero il cambio dei colori, arancioni, gialli, rossi, ma realmente la situazione, gli spostamenti che c'è, il divieto di spostamenti che non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda comunque tutto il mondo e ci limitano tantissimo nel nostro lavoro e soprattutto nei rapporti con i nostri clienti che non riusciamo più a soddisfare le loro esigenze. Perché vengo questo, perché la voglia di viaggiare, la voglia, il cliente ha voglia di ripartire perché comunque è stanco di avere praticamente stanco di questa quotidianità, di questa praticamente della pandemia per quello che ci sta portando. Di conseguenza capisce bene che comunque ci troviamo in un attimino di difficoltà, ma penso che comunque a breve si riprenda un attimino e di conseguenza possiamo ripartire anche con il discorso del Green Pass, con il discorso delle vaccinazioni che sta prendendo sempre più diciamo sempre più importanza sia a livello europeo che italiano. Speriamo che queste due soluzioni ci possano dare la possibilità di riaprire anche i confini nazionali e non, e quindi di iniziare a riprendere il lavoro come prima.
Lei mi ha detto appunto, parlava del Green Pass e mi ha detto che voi siete un'agenzia anche online, Sì. quindi operate insomma sul web. Il web è un mare magnum dove c'è di tutto, dove ci sono anche clienti che Esattamente. vengono dall'estero. Quindi questa cosa del Green Pass è un concetto che sta passando nei clienti che sono all'estero e quindi cominciano a richiedere di venire in Italia, di venire in Sicilia soprattutto, o ancora Ancora sono un po' no. prudenti? Ancora Ancora no. no. Ancora no. Quindi è una cosa che momentaneamente sta interessando Ma gli più. umori che voi sentite, cioè, perché hanno diffidenza nei confronti della situazione che c'è in Italia, perché sono impauriti da quello che hanno loro lì nelle loro nazioni, da quello che, dalla situazione delle loro nazioni? E anche assolutamente sì, anche dalle varie disposizioni nazionali che ci sono. Io fino ad oggi ho partecipato, stiamo partecipando alla prima Digital Edition praticamente, che è la BIT di Milano. Ogni anno partecipiamo, ma lo facciamo in presenza. Quest'anno, ovviamente, per ovvi motivi siamo costretti a farlo in modo digitale, e di conseguenza, comunque, anche gli operatori che ci siamo sentiti fino a poco tempo fa hanno un po' di timore che per quest'anno, ovviamente, punteranno tutto sul turismo italiano. Ma è quello che stiamo facendo anche noi. Stiamo cercando di tutelare i nostri clienti proprio sponsorizzando la nostra Italia, che sicuramente non ha nulla da invidiare a nessuno. Come vi state reinventando? Perché sicuramente immagino che abbiate dovuto cambiare un po' il vostro modo di lavorare. Sì, allora diciamo che sa, nel nostro settore non è facile reinventarsi. Le faccio un esempio: magari la palestra, che magari ha degli spazi chiuso, è facile riorganizzarsi fuori con degli spazi all'aperto e magari portare dei corsi che comunque hanno la possibilità di poter svolgere all'aperta. Per Noi le con il palestre che problema che hanno gli comunque. spazi all'aperto comunque, perché Sì, ovviamente, non non tutte tutti ce hanno l'hanno. la possibilità di avere gli spazi all'aperto. Assolutamente sì, infatti era soltanto un esempio che non è perfettamente calcato, Certo, per capito? carità, assolutamente. Il fatto è che comunque noi sì, ci siamo reinventati soprattutto scoprendo magari nuove destinazioni in Italia, proponendo nuove destinazioni, interfacciandoci con nuovi fornitori, perché lavorando prettamente con un pubblico, con una clientela straniera, ovviamente è una fetta di mercato che ci dobbiamo ammarcare, è abbastanza importante, di conseguenza ci siamo reinventati con un turismo italiano e non soltanto italiano, ma anche regionale. Qual è la speranza per la nuova stagione, per la stagione estiva? Guardi, la speranza della stagione estiva è che comunque si riesca a trovare un attimino di serenità negli spostamenti e di tranquillità. Noi stiamo lavorando e abbiamo lavorato tutto l'anno precedente per fare una programmazione e quindi una formazione sulla nostra attività che riguarda sia il periodo estivo, ma non soltanto il periodo estivo, perché io presumo che questo comunque problema degli spostamenti e soprattutto quindi che ci tocca più direttamente nel settore turistico sarà sicuramente durerà fino al 2022 e spero che finisca entro il 2022. Quindi vediamo, noi siamo fiduciosi sicuramente per la stagione estiva e aspettiamo che il governo ci dia delle direttive per poter iniziare a lavorare a pieno regime. Bene, io la ringrazio per essere stato Grazie nostro a voi. ospite e speriamo di poter tornare a viaggiare davvero, insomma, e non a fare gli spostamenti dovuti solamente alla Lo necessità, al speriamo lavoro tutti. Grazie e alla salute, ecco. E, ci lasciamo appunto con questa speranza, la speranza di tornare a viaggiare. assolutamente sì. Arrivederci, Grazie, una alla buona serata. prossima video intervista. Grazie a voi, buonasera.